Ciao a tutti, siamo Grazie, siamo tornati qui con un nuovo video. Oggi, di nuovo, su In Segreto, come sempre, ogni tot c'è una puntata di In Segreto. E oggi è una puntata speciale. Perché? Come avevamo detto sull'ultimo In Segreto, avevamo detto, che ci sarà anche qua in descrizione, quindi potete andarvelo a vedere, che se raggiungiamo un tot like, facevamo una puntata speciale con i segreti degli youtuber. Cioè scrivevamo come parola chiave YouTube, youtuber, e quindi cercavamo tutti i segreti che avevano a che fare con gli youtuber. Esatto. Perché ce ne sono davvero molti che sono fighi e fanno ridere. Quindi cominciamo subito, io scrivo la parola chiave qua. E scrivo youtuber o YouTube? Youtuber. Cominciamo con youtuber. Sì. Allora, donna di 22 anni, sono la ragazza di uno youtuber non famosissimo, ma con una fanbase abbastanza affezionata. Da un po' di tempo a questa parte lui flirta costantemente con le ragazzine che lo seguono, per poi dirgli: no, guarda, sono fidanzato. Però la 25esima volta la cosa mi stufa e comincio a pensare che farmi il mio capo non sia una pessima idea. Cioè, povero youtuber, vorrei conoscerlo, magari lo conosciamo, immagino. Che sarà? Potresti essere te, tra l'altro. Ma io non sono fidanzato. Appunto, manco io, quindi. Quindi un po' essere. Uomo di 20 anni, sono un famoso youtuber e domani andrò a Riccione per fare la notte rosa. Il segreto, ci vado solo per l'autografo di un altro youtuber che ci sarà. Questo mi pare che già avevamo letto, era quello là di quando voi stavate a Riccione, perché era 2 luglio 2015. Cioè, con uno che ha scritto Xenic sei tu. Xenic sei tu? Sono un youtuber famoso, alcuni mi prendono in giro dandomi del gay. Ebbene sì, sono omosessuale, questa qui pure l'amoletta. Questo 1888, sono un youtuber abbastanza famoso, molti mi prendono in giro dandomi del gay. Ebbene, oh, ma che cazzo è? Sempre lo stesso. Uomo di 16 anni, questo riguarda Dread. Ero a Romix, stavo cercando di farmi firmare un autografo da Dread, noto youtuber. Ma per la confusione, la quantità di gente che c'era non me l'ha firmato. Così, per vendetta, presi alcuni peli pucci e glieli misi in testa allungando la mano, ed il bello è che non se ne è accorto nessuno. Aspetta, Dread hai dei peli del cazzo. No, aspetta, poi voglio chiamare Dread e sentire se è vero. Allora la chiamiamo col viva voce. Grande. Oh, senti, ti disturbo? Sei in diretta su un video. Dato che ho appena letto un segreto dove uno dice che voleva il tuo autografo a Romix, ma tu non gliel'hai firmato, e per vendetta ti ha messo dei peli pubblici in testa. Te lo ricordi te? Sì, tantissimo. Però poi mi sono vendicato sulla madre. Tanto si vede. Ciao Mate. Sì. Bella Red. T'a posto? T'a posto, t'a posto. Vabbè, bella. Ciao. Belli. Bella. Ciao, ciao. E quindi Dread ha detto che non conferma tutto ciò. Intanto io ho speso la bellezza di 17 centesimi per fare questa cazzata. Quindi manco troppo. Con questo video non guadagneremo molto. Però va bene. E stavo dicendo, quindi Dread non conferma. E cioè, si conferma, però poi l'ha messa nella madre. Sì, quindi si è trombato. Si è fatto un'altra vendetta, capito? Quindi più personale. Tu, che sicuramente guarderai questo video. Sono un youtuber che ha raggiunto da poco 105.000 iscritti. Questo l'ho scritto il 15 maggio. Ma ancora non mi sono fatto vedere in volto. Il segreto è che me ne vergogno troppo, perché sono davvero brutto e agli iscritti dico che lo faccio per mantenere la vita di YouTube separata da quella reale. Scusatemi. Sono una famosa youtuber italiana. Il mio segreto è che spesso registro video con un vibratore tra le gambe solo per cercare di resistere e non far trapelare nulla. Quando non ce la faccio taglio tutto. L'età non è giusta per non farvi capire chi sono. Ah, capito, furba. Vabbè, sarà tipo una che c'ha più di 20 anni, così tipo una dei, secondo me è una di quei makeup artist, capito? Che se mettono il mascara se lo mettono, capito? Se quello è il vibratore. Sono il fidanzato della sorella di uno youtuber molto famoso su YouTube. Aspetta, il fidanzato della sorella di uno youtuber. Quindi potrebbe essere anche il fidanzato della sorella di Dread. Il segreto? Sto con lei solo per suo fratello. No, vabbè, non penso, il caso delle Dread è molto più grande, quindi. Sì. Mio marito è uno youtuber famoso, questo è per forza Luke. Cioè, ha moltissimi iscritti, siamo sposati ormai da 13 anni. Il segreto è che l'unica volta che abbiamo fatto sesso era quando abbiamo avuto un bambino. Non ce la faccio più, ho bisogno di fare sesso minimo una volta a settimana. Il problema è che mio marito pensa solo a registrare ed editare i video. Questo Luke è purtroppo sarà sicuramente un fake. Però è troppo figa come cosa. Perché Brazzo Crew, il vostro caro Dexter, che 13 anni fa ce l'aveva. Ce l'aveva 10 probabilmente. Due secondi fa aveva anche. Avevo anche la tastiera io, sì. Ma poi no, ma bellissimo il commento. Il vostro caro Dexter non è sposato con Violetta. Che cazzo. Sono un grandissimo youtuber, questo qua è del livello. Youtuber molto conosciuto nel bene e nel male per i miei vlog. Il mio segreto è che nonostante non lo dia a vedere, tutti gli insulti di Maria non mi fanno piangere come una checca. Anche se gli occhi degli altri faccio finta di riderci su. Smettetela, mi prego. Questo è un fake che ha voluto trollare del livello. Donna di 24 anni. Mi masturbo guardando i video di Ghost Dread. È un figo della Madonna e vorrei sposarmelo, scoparmelo tutto. Sono arrivata a 6 orgasmi guardando i suoi video bellissimi. Non vedo l'ora di partecipare ad un raduno. Cioè, sono belli i radini, sono perché fantastici. Capito? Quando tu fai così, ti radini la barba. L'ora di partecipare ad un raduno tipo Games Week con Luca Comics, così potrò abbracciarmelo tutto e sfiorare il suo pene con una mano e poi masturbarmi.
Dread, non esagerare, così sei troppo sgamabile. Tanto l'hai scritto per postarlo sulla tua page di Facebook. Un'altra donna di 25 anni. Tutto questo che... è tutto solo un video su Dread. Questo. Sì, ieri sì. Guardavo un video di Ghost Dread. Lui mi arrapa tantissimo che mi cola liquido. E ogni volta che finisco di vedere un suo video devo cambiare le mutande. Mia madre si lamenta sempre perché cambio due mutande al giorno. Cioè, questo è palesemente scritto a un bambino di 13 anni. Sì. Ogni volta che passo di fianco una no, Godzilla. Mi masturbo guardando i video di Godzilla. Niente. Donna di 14 anni, vorrei tanto baciare per cominciare con Famiglia XD. Subito dopo essermi masturbato guardo un video di Famiglia per farmi ammosciare il pisello in fretta e non tenere il bagno occupato per molto. Ma che... Tu immagini? Subito, Famiglia. Ho letto un tizio che faceva i sogni a puntate. Beh, anche io ho sognato Favi J che ammazzava tutta la mia classe. Mi sono svegliato la seconda puntata quando mancavano da uccidere io e il mio ex. Sto aspettando una terza puntata. Prossimamente nel cervello della donna di 14 anni Favi J ammazzerà lei e il suo fidanzato. Andiamo su un altro sito. Porca puttana. Fatti segreti. Raga, questo è proprio fatti segreti. Provate a guardare su YouTube 10 minuti di Dario Foin. Paradare mentre spattolate. Comunque è figo, no, mettiamo un attimo. Ero con un amico a casa sua, rulliamo un purino. Oh, ma raga, ma questo è fatti i segreti davvero. Rulliamo un purino con due tipologie diverse e poi posso stare 4 ore in cucina a mangiare cotolette, pizza al microonde, tortellina, la maionese. Non avevamo voglia di fare il sugo, un gelato e alla fine guardare mezz'ora di Gumball su YouTube e ridere di brutto era indegno. No, e mi sveglio e inizio a prepararmi una canna. Se c'era scritto così me la annavo. Cannone. No, raga, ma è tutto così. Cioè, questo l'ha scritto da fatto. Il principio dell'esistenza è la sopravvivenza. Tutto. Dalla materia a noi esseri viventi vogliamo completarci per riuscire meglio a sopravvivere. E un giorno, quando moriremo, la nostra anima tornerà nell'universo sotto forma di energia e aiuterà essa ad espandersi. Questo è quello del purino. Ha fatto un viaggio proprio interstellar proprio. Vabbè, raga, diciamo che questa puntata può finire qui. È stata ricca di sorprese dal... dalla telefonata della conferma Dread. Diciamo che ci siamo divertiti parecchio. Se vi è piaciuto questo video, lasciamo, arriviamoci a 10-15.000 like. 10.000, dai, arriviamo a 10.000, vi diamo fiducia. Questa volta vi chiediamo poco, però arriviamoci. E ci sarà una seconda puntata di questo più avanti. Ed in segreto, soprattutto, tornerà anche quello normale. Fateci sapere qua sotto se vi è piaciuto. E sotto c'è Instagram e tutto quanto. Quindi andateci a dare un'occhiata. Bella.